La memoria, quello che vi ricordate, quello che mi ricordo io non è quello che vi ricordate voi. Quello che si ricordano i nostri nonni non è quello che vi ricordate voi. Anch'io non me lo posso ricordare. Fatevelo raccontare. Fatevi raccontare che cosa è successo. Fatevelo raccontare. La memoria è importante. La memoria di tutti. Avete una piccola striscia con scritto I love you. C'è un signore che sta facendo dei segni, ma non capisco che cosa vuole. Ok, è perché sento tutta la piazza che suona, è una cosa meravigliosa. L'appuntamento per stasera è un appuntamento importantissimo perché io manco dalla scena pubblica proprio della musica che io considero pop. Cioè, per me il disco che ho fatto Recidiva nel 2017 è un disco di canzoni pop, ma io non mi distacco e non mi distaccherò mai dal pensiero che quello che scrivo ha anche un'accezione politica. Dentro Recidiva ci sono 9 canzoni pop dedicate comunque alla politica. Si parla di avarizia, di potere, di prevaricazione del potere, di difficoltà del femminile, cioè ci sono tutti i temi che io ho esposto qui solo con le parole. Per me iniziare stasera, un 25 aprile, è importantissimo, è anche molto, lo trovo di grande responsabilità, perché io vorrò iniziare con i ribelli della montagna e vorrò dedicare comunque le parole delle canzoni e anche la nostra presenza al fatto che è il 25 aprile, non è un caso. Siamo i ribelli. Belli della montagna fa parte di una storia politica che secondo me dentro al gruppo Usmamo e dentro a tutto quello che riguarda la mia carriera artistica, la mia in particolare, c'è sempre comunque un rimando alle canzoni popolari e alle canzoni di rivolta e di ribellione che hanno costruito la nostra storia degli ultimi 50 anni, 60 anni. Per cui io considero i ribelli della montagna, insieme a tutte le canzoni di rivolta, un moto dello spirito, un moto dello spirito del popolo. Il popolo che si ribella, di solito, non si ribella per niente, ha delle idee, ha delle gravi difficoltà. Per cui il popolo in ribellione è una cosa a cui credere. Cioè, se le persone sono stremate, a un certo punto non ne vogliono più sapere di un governo sbagliato. Il pericolo della retorica è un pericolo che si corre continuamente, perché comunque insegnare la vera memoria, non è, cioè questa, insegnare la mia memoria, che i partigiani insegnassero la loro memoria, è una cosa difficilissima. Cioè, con le parole è molto difficile. Io penso che questi 70 anni che ci dividono da questa data fatidica della nostra nazione siano stati letali anche per questa ginnastica che bisogna continuare a fare, cioè perché continuare a ricordare, ma che cosa, in che modo, per cui a volte anche le canzoni che canto io possono perdere il significato per un ragazzo di 20 anni. I ribelli della montagna possono non significare assolutamente niente. Però quello che vorrei che ci ricordassimo è che la sofferenza e il dolore e la mancanza di diritti è una cosa costante nella storia dell'umanità. In questo momento non siamo noi, noi siamo i fortunati, noi possiamo ospitare le persone che in questo momento si trovano in grave difficoltà e c'è la metà del mondo. Ci sono 46 paesi in guerra, stasera li nomino tutti e dedico il nostro concerto a queste 46 nazioni in grave sofferenza. Alle popolazioni civili e dai nuovi nati delle nazioni attualmente in guerra, io,
che non ho mai dovuto sopportare, la devastante piaga della guerra. Dedico il mio concerto e le mie canzoni alle persone che cercano rifugio dalla guerra. Sui diritti delle donne sempre devo, è necessario che io mi esprima. Tutto quello che riguarda la femminilità riguarda la creatività, la creazione, la possibilità di dare vita, il cibo, cioè ci sono un casino di cose materne, le tette comprese, cioè è tutto così morbido ed è tutto così dedicato alla vita. Madre di boschi e fiumi, madre di fuoco e vento, madre di ghiaccio e neve, sazia delle tue messi, colma dei tuoi colori, ardo nei tuoi tramonti, brillo tra prati e fiori. A Reggio Emilia abbiamo aiutato un gruppo di giovani ragazze arabe al nuovo studio dell'Islam e del Corano che queste ragazze stanno intraprendendo. Queste giovani coraggiose musulmane hanno iniziato da pochi anni a ristudiare il Corano e a ristudiarlo con un pensiero femminile. E devo dire che anche a loro le cose non tornano, cioè nel senso che davvero noi stiamo combattendo contro i secoli dei secoli governati e costruiti da una maniera maschile di pensare al mondo. Voglia, foresta, diventi mare in tempesta, roccia rugiada, di laghi, di onda in onda, astro celeste, creatura, stagione giusta, vita che spunta di nuovo. La presenza del 25 aprile è una presenza, e tra l'altro è una festa nazionale non religiosa, per cui anche questo va sottolineato, ormai le nostre feste non religiose sono poche, per cui ribadire cosa vuol dire avere voglia di libertà, vuol dire avere una nazione che ti garantisce le scuole pubbliche, l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, l'informazione pubblica e spesso la gratuità di questi servizi se tu non puoi permetterteli. Me lo chiedo da tempo che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire per la generazione dei miei nonni e dei miei bisnonni sopportare una guerra nazionale non voluta dalla popolazione, ma decisa con altri stati e comunque dell'importanza, dello spessore di una guerra mondiale. E io penso che sia stata una cosa orribile, devastante, che distrugge proprio anche quelle pochissime cose a cui noi teniamo, per esempio la nostra famiglia, la nostra casa. Cioè la guerra è sempre e comunque è un cancro, è un tumore, come un tumore dello spirito, che dovrebbe essere sempre tenuto a bada. Che non c'è ragione nel cuore. Questo è il 73esimo anno dalla liberazione. Sono passate già due generazioni. Noi abbiamo una forte responsabilità, dobbiamo ricordare e ricostruire la nostra memoria della libertà.